Basta, Lu. Ce la faccio più. Sono troppo stanco. Dai, se prendo un altro 4 mi gioco la macchina stavolta. Ma dai, che non ti interroga. Poi tuo padre la macchina non te la compra comunque. Ma perché non ti impegni? Perché non vai a comprare sigarette? Però dopo studiamo. Ah. È così che studiate? Luca? È andato a comprare sigarette. Ah. E certo. In questa casa non mi dice più niente nessuno. È come se non esistessi. C'è qualcosa che non va, Luisa? No, no. Va tutto bene. È che io sono la donna invisibile. Arrivate quando vi pare. Quello che cucino non vi piace. Sai che c'è? Da domani me ne frego e mi faccio la mia vita. Se il problema sono io, me ne vado. Ecco, vattene, vattene. È certo, è facile andare, eh? Tanto lo sai che sto sempre qua. Dimmelo tu che devo fare. Tu te ne freghi di me. Luisa, lo sai che non è vero. Dimostramelo. Bella per te? Eh? Sono bella per te? Perché mi fa questa domanda adesso? Perché ogni volta che viene mio marito mi mette in crisi e mi fa sentire brutta. Brutta? Ma che dici? Non ti sei vista? Cosa provi per me? Dimmelo. Cosa provi per me? Non so, non so. Dimmelo, ti prego, dimmelo. Ti ho fatto una domanda, dimmelo. Cosa provi per me? Luisa, non lo so, che importanza ha in questo momento, forse. Vattene. Vattene. Vabbè, Luisa, ho capito. Facciamo un'altra volta, eh. Ludovico? Ludovico? Rispondi!